lei presenti in questa, in questo tour, no? Di Lidia Caputo, due giorni. Lidia Caputo, la conosci, sai che persona è, cosa ha fatto e cosa emana con i tuoi versi. Raccontaci un pochettino il perché ti, vai a relazionare il libro di Lidia Caputo. Intanto una straordinaria amicizia che ci caratterizza da molti anni, e quindi c'è una stima, una considerazione reciproca che mi spinge anche ad avvicinare le sue pagine con un interesse particolare. Però devo dire che ho conosciuto Lidia attraverso i versi del papà, e quindi da questo punto di vista è una mediazione diretta, no? Perché a leggere i versi di Erminio Giulio Caputo, che sento con 100 anni, questa ricerca di una verità che è dentro di noi, nel cuore dell'uomo, e che lui riesce ad esprimere nella nostra lingua, nel nostro dialetto, questa è una forza straordinaria. Però devo dire che Lidia è nel solco del papà, perché uno dei nuclei tematici è proprio questo innesto sulla poesia di Caputo padre, perché le consente di riattingere una linfa vitale che è anche, adesso non vorrei dire antropologica, ma che ci caratterizza come identità dell'uomo. Poi c'è il grande canto dell'amore, dell'amato, dell'innamorato, e qui lei forse già citava i canti. E poi c'è la prospettiva dei giovani che crescono, dei figli, dei nipoti. Ora io non vorrei ridurla qui, questa tripartizione, però c'è anche l'attenzione all'altro, al profugo, a colui che deve, i dispatri, colui che deve lasciare la sua terra, la sua famiglia ed è sulle onde del mare, il naufrago. E quindi da questo punto di vista io ho l'impressione che Lidia abbia ancora molto da dire. Abbiamo molto da dire, professore, anche perché comunque Lidia deve tracciare i luoghi adesso, deve iniziare a tracciare i luoghi di un percorso sia del padre che anche suo. Sì, ma il cammino è, direbbero gli inglesi, no? Work in progress, no? Non è che è tutto definito. Sono delle tracce che vanno ampliate, rafforzate, anche espresse in maniera forse più castica. Ed è un percorso, insomma, un percorso che lei sta compiendo. Io mi sento un po' testimone di questo percorso e quindi sono lieto, ecco, di accompagnarla se è possibile. Noi siamo lieti invece di sentire a breve la sua relazione, che sarà una relazione sicuramente ricca di contenuto e soprattutto ricca di dialetto. Sì, lo spero. Io sono innamorato del dialetto, l'ho proposto come tesi di laurea a Bari in altre sedi, quindi il dialetto è la prima lingua nostra, la lingua di chi succhia la mammella, quindi da questo punto di vista noi siamo, no? Parliamo più lingue, quindi da questa prospettiva la prima lingua è il dialetto. Questo non significa amare solo il campanile, ma significa riconoscere se stessi in mezzo agli altri. Grazie professore. Prego.